Nelle città tedesche distrutte dalla guerra, gli uomini in età di leva sono quasi del tutto assenti. Perciò il compito di ristabilire l'acqua corrente, di riparare i ponti, di rimuovere le macerie è affidato alle donne. Tutte le operazioni devono essere fatte a mano, perché manca qualunque tipo di macchinario. A Berlino, migliaia di donne si organizzano per sgombrare i milioni di tonnellate di detriti che ricoprono la città. Le chiamano Trümmerfrauen, le donne delle macerie. Ma dopo aver rimosso i detriti, bisogna ricostruire. E ancora una volta, il compito all'inizio spetta alle donne. Molte tornano a scuola per imparare un'arte a loro del tutto sconosciuta, quella della muratura. Mancano le materie prime e bisogna arrangiarsi. Tutto può essere riciclato. Le mani femminili staccano la malta incollata ai mattoni per poterli riutilizzare. Allo stesso modo, gli elmetti della Wehrmacht sono trasformati in colini. Le bombe anticarro diventano pentole per la cucina. I vecchi pneumatici continuano a calpestare l'asfalto sotto forma di suole di scarpe. Senza il ruolo essenziale e determinante delle donne, la rinascita della Germania sarebbe stata molto più lenta e difficoltosa.